Don Enzo riflette sulla figura di Abramo e approfondisce le esigenze e la bellezza della vocazione. Meditazione tenuta l'11 novembre 1986. Personaggio Mosè, se ricordate. Cerca questa chiamata e tutto quello che segue. Che vuol dire l'incertezza, l'insicurezza, il disagio. Salta fuori tutto l'umano, tutto il bagaglio tipico dell'uomo, e lo vediamo anche nei profeti che hanno vissuto una vocazione eccezionale, eppure essendo vocazione eccezionale, pur essendo chiamate eccezionali, tuttavia emerge molto chiaramente tutto il loro travaglio interiore, tutta la loro difficoltà. Al capitolo 12 del Genesi c'è appunto descritta la chiamata di Abramo, molto sinteticamente, ma è sufficiente per capire il momento eccezionale di questa chiamata, che noi sembra così, ma mettiamoci un po' nei panni di chi è chiamato. Cerchiamo di, per capire, dobbiamo immedesimarci nella persona che sta vivendo questa particolare esperienza. Soprattutto cercare di capire il suo contesto, la sua cultura, la sua preparazione, la sua realtà storica, ambientale, culturale e via. Se no rischiamo proprio di impoverire l'avvenimento, qual è appunto la vocazione. Lasciargli tutta la sua realtà al personaggio, perché è un personaggio reale, un personaggio come siamo noi, alle spalle abbiamo delle esperienze che influiscono su questa esperienza vocazionale, abbiamo un ambiente, abbiamo dei progetti, abbiamo delle carenze, abbiamo dei limiti, abbiamo delle capacità, abbiamo delle misere frustrazioni o meno. Il Signore disse ad Abramo, capitolo 12, lascia la tua terra, la tua tribù, la famiglia di tuo padre e va nella terra che io ti indicherò. Farò di te un popolo numeroso, una grande nazione. Il tuo nome diventerà famoso, ti benedirò, sarai fonte di benedizione, farò del bene a chi ne farà, maledirò chi farà del male, per mezzo tuo io benedirò tutti i popoli della terra. Pensate che vastità, che panoramica enorme, immensa, come quest'uomo si è trovato improvvisamente coinvolto in una vicenda che ha i confini del divino, dell'eterno, i confini del mondo, i confini di tutta la storia. Abramo partì per mezzo del tipo, per mezzo suo benedirò tutti i popoli della terra. Abramo partì nella località, pensato Medina, sentire questo, un uomo. Abramo partì dalla località di Carán, secondo l'ordine del Signore. Aveva 75 anni. Partirono con lui la moglie Sarai, il nipote Lot, figlio di suo fratello. Portarono tutti i beni che avevano acquistato e gli schiavi comperati in Carán. Si diressero verso la terra di Carán. Ecco, qui c'è subito un ordine ben preciso. Prima di tutto, ecco, c'è una chiamata personale, non qualcosa di vario. Tu, Abramo, il Signore disse ad Abramo, e non un altro.
per cui chiarisce subito l'equivoco di dire ma sono io fallito, perché, eccetera. È una chiamata, la vocazione è una chiamata, un fatto molto personale. Anche se poi ha una sua configurazione sociale, comunitaria, perché la sua chiamata non si esaurisce nel personale, ma si dilata nel sociale, nell'ecclesiale, nel popolo. E questa chiamata, se guardate bene, non è qualcosa di vago, ma qualcosa di ben specifico. Lascia. Ecco. Si configura con un modo di essere, il modo di colui che deve lasciare. Ma non lasciare per lasciare, ma lasciare per andare. Lascia la tua terra, la tua tribù, la famiglia di tuo padre. Per cui Dio dà delle indicazioni ben precise, non è che lo chiama. Tu dovrai essere il capostipite della nazione, un po' il capostipite di una nazione grande, ma come? Dio ci dà i mezzi. È una chiamata che si precisa con delle indicazioni inconfondibili. Lascia la tua terra, la tua tribù, gli dice quello che deve fare. Gli precisa. Gli dice le modalità di questa nuova realtà, questo nuovo modo di essere. Per cui il lasciare, il sentire il Signore, ci sollecita ad essere un nuovo modo di vivere. Per cui dobbiamo tenere per scontato che la vocazione tanto in quanto si fa strada un nuovo modo di vivere. Si fa strada un nuovo modo. Perché lasciare la terra, lasciare la tribù, vuol dire lasciare tutto insomma, la famiglia di tuo padre, e va nella terra che io ti indicherò, cioè metterti in cammino, no? E questo è soltanto l'inizio. Quando uno sente questa chiamata, è soltanto l'inizio di un cammino che deve perpetuarsi. La vocazione non si esaurisce nel fatto di sentire questa chiamata, si perpetua, si fa strada, è un cammino, ecco, la vocazione è un cammino. Ed è un cammino, diciamo, che non nel vago, non qualsiasi, ma un cammino che ha un suo percorso ben preciso. Va nella terra che io ti indicherò, non altrove, non lì o lì o là. Ma c'è tanto bisogno qui, ma posso far tanto bene là, ma qui mi trovo meglio. No, la vocazione è andare dove il Signore vuole. Non dove c'è bisogno, non dove mi trovo bene, non dove mi piace, non dove mi sento realizzato. Stiamo ben presenti. La vocazione è andare nell'ignoto, un ignoto però che cessa di essere tale perché è conosciuto da Dio stesso. E va nella terra che io ti indicherò, per cui bisogna avere, diciamo, questo senso di rispetto per chi mi chiama. Bisogna avere questa capacità, ecco, di non svalutare questo momento particolare, perché probabilmente questa voce potrebbe anche essere, questo messaggio potrebbe anche essere confuso, impoverito, diluito, denegato magari ad altri, eccetera. È una voce chiara che esige una risposta chiara, eh? È una voce chiara, inconfondibile.
che esige una risposta chiara. Se la nostra non è una risposta chiara, perché c'è ancora, e dirlo, bisogna fare questo lavoro di vedere dentro di noi quali sono quelle resistenze. Quali sono quelle zone opache che non lasciano passare. Se quel vetro lì è trasparente, la luce passa. Se quel vetro lì è opaco, la luce non passa. Vediamo del grigiore. Ecco che c'è tutto questo lavoro, per cui è Dio che chiama, ma è anche l'uomo che si mette in condizione di cogliere. Ma io non sento, ma io non vedo. Fa chiaro nella tua vita, fa luce nella tua vita. Fa delle cose con chiarezza, cerca sempre la chiarezza, ama la chiarezza, vivi nella chiarezza, promuovi gesti di chiarezza, fa chiaro gli altri, perché se tu hai questa ambizione di far chiaro gli altri, naturalmente fai chiaro anche te stesso. Insomma. Se io accendo la luce per quello che viene in casa, è logico che faccio luce, anch'io mi trovo nella luce, oltre che fare del bene a quello, e alle volte ci serve moltissimo il fatto di dire: ma io non posso vietizzare, ma io non posso restare nel vago, nell'indefinito, eccetera, perché l'ambiente in cui vivo, le persone che avvicino, hanno bisogno di scoprire, di uscire da quel certo tunnel, da quel senso di insoddisfazione, da quel senso di disagio, da quel senso di indefinito, da quel senso di inutilità. No, anche questo potrebbe essere un mezzo da valorizzare, da rivalutare. Io vedo, vivo assieme a delle persone che hanno il senso dell'inutilità, il senso del nulla, il senso dell'incapacità della propria vita, il senso dell'irrequietezza, dell'insoddisfazione. E questo mi sprona. Il fatto di far luce loro, di cogliere questo messaggio o questa dimensione negativa dall'ambiente, della persona che è vicino, è già uno sprone per me. Cioè, queste persone hanno bisogno di luce, diversamente affogano, ghettizzano, arrivano alla disperazione, all'angoscia. Il servizio migliore, il rapporto più valido, eccetera, sarà quello di essere io nella chiarezza, per fargli vedere che ci sono altre dimensioni, altri modi di essere. Purtroppo può capitare che c'è la persona incerta, insicura, logorata, oramai in una situazione di sfacelo, di disimpegno, eccetera, che si avvicina a me e non riceve nessun stimolo. Lei cerca della luce, io sono nelle tenebre. Lei cerca delle sicurezze e io sono in un momento vivo, un momento di insicurezza. Cerca dei valori, degli ideali e trova in me la frammentarietà. L'effimero, che è in opposizione all'ideale, alla forza, al valore. Per cui il Signore, ecco, potrebbe anche aiutarci in questo senso, facendoci incontrare della gente, delle situazioni, dei messaggi, delle necessità, dei bisogni. Gente che cerca, gente che ha bisogno di quella luce. E qui è una grande responsabilità. Ci dà delle indicazioni ben precise: mettiti in cammino, cammina, non star seduto, non star troppo a pensarci, non star troppo a rifletterci. Rifletti tanto in quanto è sufficiente per metterti in cammino, non per adagiarci. Per cui ponderare, mi consiglio, sento, eccetera, poi devo mettermi in cammino. E il cammino è sempre un rischio, perché so già che posso trovare degli sbarramenti, degli steccati, cioè delle difficoltà. Non mettiamoci in cammino quando vediamo che tutto è luce, sei in cammino,
Io non so, diciamo, che interruzioni posso incontrare su quella strada, che sbarramenti posso trovare, che steccati posso trovare, che difficoltà. Cioè la tentazione nostra è quella di voler fare un certo cammino di fede o vocazionale e volerlo fare come vogliamo noi. Il cammino vocazionale, secondo la Bibbia, la parola di Dio, è in questi termini. Vuol dire trovare dei momenti di sbarramento, vuol dire trovare delle deviazioni. Dovrò deviare, dovrò prolungare, dovrò fare delle strade, in quel momento ci sarà un terreno molto, molto scabroso, molto sassoso, molto impervio. La strada asfaltata non c'è più, devo fare la mulettiera, devo arrampicarmi. E beh, tu parti magari, che tutto è luce, tutto è bello, c'è l'entusiasmo, c'è l'interesse, eccetera, eccetera. Poi un momento ti accorgi che la strada asfaltata, la strada ampia, sicura, eccetera, non c'è più. C'è soltanto la mulattiera, per cui dovrò arrampicarmi. E vabbè, per cui, ma è sempre la strada del Signore. Questo è importante. Anche quel piccolo sentiero, molto difficile, non cessa di essere la strada di Dio. E questo è quello che conta. Non dobbiamo guardare soltanto, ma è stretta, ma ci sono queste difficoltà, ma è disagevole, ma è impraticabile. Ma è la strada di Dio, è questo che conta, capite? Ma io sono qui, ma io non ce la faccio, ma tu sei qui, sei nel contesto Dio, nel contesto Signore, nel contesto verità. Che poi questo contesto sia difficile, sia incomprensibile, sia imbattibile, nel senso che non può essere battuto da altre persone, impraticabile, eccetera, eccetera, va bene. Può essere che quella persona non vuol camminare, è debole, è anemica, e via via, allora si siede. Ma non possiamo pensare che questa persona si siede, se è stata chiamata, soltanto perché non ha più la forza, ma perché non riceve la forza, è una cosa ben diversa. Io posso non avere più la forza perché non la ricevo, perché non sono disponibile, perché non mi lascio rafforzare dal Signore. Se lui mi ha chiamato, certamente mi dà la forza. Sarà soltanto un lumicignolo che mi guida attraverso quel bosco impervio, eccetera, attraverso quella boscaglia, quel sentiero, quella mulattiera, eccetera. Sarà soltanto la fede che mi guida, non avrò più il conforto, l'agevolazione, vabbè, queste cose possono anche... Chi mai l'ha detto che le strade devono sempre essere praticabili, comode, facili, eccetera. D'altra parte sarà proprio lì che si vedrà la genuinità della mia vocazione, la mia volontà ferma di rispondere a questa chiamata, la mia volontà ferma. Perché fin quando trovo facile, allora. E quando la strada si fa stretta, che diventa impraticabile, difficile, che la mia vocazione si fa vocazione, nel senso che si fa scelta. Prima ci poteva essere la tentazione di scegliere perché ero facilitato da tante situazioni. Poi queste facilitazioni vengono a crollare, no? Questi rapporti, questi sostegni, queste indicazioni vengono a crollare e allora è soltanto l'amore che va avanti. E la vocazione che cos'è se non l'amore che si fa strada quando tutto viene meno? La vocazione è quest'amore per colui che mi chiama, il sommo bene che è Dio, e che va a strada, si fa strada, va avanti nonostante tutto. È quello che certamente ha sperimentato Bravo. Quelle convinzioni, quel senso di avventura, le volte ci sono, no, alla base di certe vocazioni, quel senso di avventura. Ebbene, buono anche quello, sfruttiamo anche quello. Però, ecco, non è vera vocazione se tutto si riduce a senso di avventura, a senso di rischio. È un gesto di fiducia e di generosità che faccio verso il Signore. Questa è la sostanza della vocazione.
Ogni vocazione comporta una missione, vedete? Quindi se farò di te un popolo numeroso, una grande nazione. Per cui il Signore non mi chiama per chiamarmi, mi chiama per delle responsabilità. Che scoprirò strada facendo, che scoprirò magari dopo, che si faranno più chiare dopo. Abramo glielo dice subito. Altri casi ci accorgeremo che, in altre situazioni ci accorgeremo che la prerogativa, la finalità, il perché di questa chiamata, no? Salterà fuori strada facendo. E dopo che si chiarisce, dopo magari che uno capisce. Certe volte uno ha subito presente. Dio mi travaglia, Dio mi ci sono queste fasi. Dio mi demolisce tutto quello che c'è attorno. La famiglia non mi soddisfa più, l'ambiente, il lavoro. E qui sta distruggendomi tutto il Signore. La mia cultura non mi dà più nessuna soddisfazione. Ma perché tutto questo? E qui è la fede che deve sostenersi. Se il Signore sta demolendomi tutto questo, sarà in vista, in rapporto ad una particolare missione, una particolare presenza. Alle volte uno vede subito, alle volte invece non le vede. Dice, ma come mai? Il mio interesse per questa realtà non c'è più. Il mio interesse per quest'altra non c'è più. Dove vuole arrivare il Signore? E qui ecco, ci sostiene la fede, che ci dice, se ti demolisce è perché deve costruire qualcos'altro. E qui è la fede soltanto. È una fase molto delicata questa. Come quando noi dicevamo l'altro giorno, no, giugno oratorio, dicevamo che ci sono delle fasi molto, molto delicate, specialmente quando uno entra in comunità, perché dice, il mio mondo di prima non ce l'ho più. No? Avevo dei soldi in tasca, avevo degli amici sbagliati, tutte voi che volete, avevo delle schiavitù, ma erano mie, avevo degli interessi sbagliati finché volete, ma però avevo qualche cosa. Queste cose adesso mi sono state tolte. Vengo in comunità, mi fanno una proposta, questa proposta però io non la vivo ancora. La libertà, l'amicizia, la preghiera, la fede, eccetera, eccetera. Per cui c'è questo momento di transizione in cui il passato non c'è più, il futuro resta tale, non ce l'ho ancora, e allora di che cosa vivo? Di cosa vivo? Un'unica cosa può aiutarmi in questa fase così delicata, la fiducia. Perché quanto mi viene proposto non l'ho ancora sperimentato. Quanto avevo l'ho lasciato e allora resto lì con le mani vuote. C'ho un'unica cosa a cui posso aggrapparmi. La fiducia di qualcuno che mi parla, che mi sostiene. E per certi aspetti anche la vocazione è questa. Dio ti demolisce tutto il passato. Per cui la scuola, l'amicizia, la famiglia, il soldo, l'amico, l'amica e via via non ci sono più. Quella nuova comunione, comunità di intenti, di lavoro, di rapporto, esperienza nuova, non la vive ancora. Quello che ti può aiutare è soltanto, diciamo, la consapevolezza di essere stato chiamato da Dio, per cui lui non ti può abbandonare nemmeno in questo momento di vuoto o di transizione. Questo deve essere tenuto a me presente, specialmente quando qualcuno entra in comunità. E necessariamente deve passare per questa. E per certi aspetti anche il chiamato con la vita sacerdotale, la vita di servizio o vita matrimoniale, quello che voi volete. Poi c'è anche il momento di
di condiscendenza, nel senso che quest'uomo dice, beh, ma cosa serve? Certamente dentro di sé, perché devo lasciare? Di delicatezza, di premura. Ecco, il Signore gli fa vedere quello che succederà, gli dà il contentino, gli fa vedere che questo sforzo non è lo sforzo per lo sforzo, ma ha una sua collocazione ben precisa, un suo termine. Dove finisce la mia vocazione? A che cosa serve? Perché? Ecco, serve a questo. Ti benedirò, farò di te un popolo numeroso e una grande nazione. Il tuo nome diventerà famoso. Ti benedirò. È certo che lasciare, con questa prospettiva di diventare un leader, un capostipite, un personaggio chiave della storia, è una cosa molto allettante, molto affascinante, sempre che uno ci crede. Ma come faccio io a credere a quello che non è ancora? Io vorrei vedere qualche cosina, ma adesso sono ancora viandante, sono ancora un uomo clandestino, sono in mezzo alla strada, non so dove arriverò, non so se ci arriverò. Vedete quanto la fede è quella realtà che non ci deve mai, non ci può mai abbandonare. La fede per sua natura è tale nella misura in cui è dinamica, è un fatto dinamico. Sarai fonte di benedizione, farò del bene a chi te ne farà, maledirò chi ti farà del male. Per mezzo tuo io benedirò tutti i popoli della terra. Per cui un progetto affascinantissimo, un progetto affascinantissimo. Ma non per questo dobbiamo pensare che gli sia stato facile ad Abramo, perché poteva anche essere frutto di un'illusione, di una suggestione. Poteva anche dire, ma è veramente questo Dio che mi parla, o è la mia fantasia, o è la mia immaginazione? È la verità o è un'allucinazione? Sono un allucinato? Se uno vuol far marcia indietro, no? I motivi li trova sempre, come del resto che nelle nostre cose, no? Io, se voglio mettermi a posto la coscienza e voglio vivere una vita mediocre, i motivi, le scuse li troverò sempre, sempre. Ma non lo voglio, ma la mia salute, ma gli altri, ma non sono capace, non tocca a me, via via, sempre, sempre, sempre. Poi quando dovete fare qualcosa di bello, di grande, di importante, di significativo, non dimenticate mai che se vi soffermate più del necessario a pensare a quello che dovete fare, sorgono subito tutta una serie di argomentazioni, di giustificazioni più o meno discutibili. Ecco, se io sono in questa fase di ricerca, allora so dire subito che questa è la voce di Dio, è la verità, per cui non posso indugiarmi, perché indugiarmi, ripensare, vuol già dire impoverire questo messaggio, vuol già dire perdere quota, vuol già dire che forse arrivo in un pantano tale per cui non riesco più a partire. Ho sentito, sono arrivato, mi sono fermato per un attimo per sentire questa voce, però ho spento il motore e l'ho spento in modo tale che non riesco più a metterlo in moto a ripartire. Mi sono fermato più del necessario, ho pensato più del necessario. Non vuol dire che devo mettere la testa al macello, però se questa testa sconfina nel campo di Dio, della fiducia, del coraggio, eccetera, nel senso che porta via spazio alla fede, allora non ci siamo più. Per cui ragionare va bene, dobbiamo,
riflettere, pensare, progettare, consigliarci, attendere quando è necessario, ma mai al punto tale da penalizzare la fede, che è un gesto di fiducia cordiale, attento. E allora qual è stata la risposta? Perché la vocazione è fatta di questi due momenti, la chiamata e la risposta. Aver colto il senso di una chiamata non è imbarcarsi, non è partire, da avere le idee ben chiare. Anzi, può diventare anche una grossa responsabilità. Il Signore mi ha parlato per mezzo di situazioni, di quello, di quell'altro, di questo, di quello. Ti dirò un fatto che mi è rimasto impresso. Una persona, parlo del 52, quindi andiamo indietro quanti anni? 34. Ero 18 anni così. E mi trovavo in un certo posto, molto lontano da Pavia. E questo tale, una persona anziana, di grande cultura, è una persona che aveva una particolarissima vocazione, però aveva il vizio del bere. Accidenti. Quella sera lì sta male, io stavo facendo il volontariato, ma a quei tempi non si chiamava volontariato, a quei tempi si chiamava aiutare chi aveva bisogno, non c'erano questi bei termini così piacevoli. Allora io vado su e brava, convulso eccetera, un po' parlavo, un po' rideva, un po' piangeva, un po' diceva che doveva morire, eccetera, eccetera. Però ecco, ha detto una frase in quel momento di delirio che mi ha fatto pensare: Signore, ma io ti ho sempre voluto bene. Mezzo sbronzo, però uno sbronzo che ragionava ancora, ma piangeva e diceva: ma Signore, ma ti ho sempre voluto bene. Come dire, se muoio però, ti ricordo questo. A me questa cosa mi ha sempre... Ma guarda, forse questo qui, Vino Veritas, ha detto una cosa molto importante. Come dire, vabbè, sono un po' uomo grande perché ero uno studioso molto, molto celebre, però aveva il difetto che lui si affogava nei libri assieme al vino e nel vino assieme ai libri. Qualche volta gli andava male, si vede che lì non lo so, avrà preso qualche di acqua, la sera lì era ad alta tensione. E quella frase lì mi ha fatto sempre, non l'ho più dimenticata: Signore, ma io ti ho sempre voluto bene, io ti ho sempre amato, anche se è successo nella mia vita, però ti ho sempre amato. La vocazione, quando c'è questo, il Signore probabilmente ci aveva più vocazione di me e di tanti altri, perché ha capito che l'essenza della vocazione è quest'amore. Adesso poi si può conciliare le sbronze con la vocazione, ma noi ci facciamo questi problemi, probabilmente il Signore li risolve in un modo diverso. Attraverso l'altro poi ha scoperto, cioè ha maturato una sua vocazione, cioè quella di fare dei gruppi e poi aiutare degli altri alcolisti. Lui ne è venuto fuori e poi ha aiutato anche gli altri. E non so, nel libro che ha scritto lui diceva proprio che nei momenti proprio di sbronze, così, ecco, lui si aggrappava moltissimo a Cristo, pregava molto. Sì. Io conosco una vocazione da molti anni, una persona da molti anni che vive una situazione umiliante, ghettizzante, eccetera. Questo qui ha un ruolo meraviglioso perché sa capire delle cose che nessun altro sa capire, perché lui c'è passato e più o meno c'è ancora, insomma, per certi aspetti. Ma secondo la nostra morale, quella è, non è la persona
che potrebbe fare certe cose, invece certe volte il Signore ha i suoi criteri. Con questo non vuol dire che noi possiamo fare tutto di ogni erba un fascio nella nostra vita. Possiamo soltanto dire che il Signore ecco, ha dei disegni particolari, segue delle piste strane, se volete. E dobbiamo rispettare anche questo modo, come Dio rispetta me, io devo rispettare il modo di procedere di Dio. Si serve di persone che io non gli darei nemmeno una cica frusta, non gli darei nemmeno un soldo. Il Signore invece si serve di quella persona, ecco che per motivi particolari si trova in una situazione di disagio, di emarginazione, di sofferenza, eccetera, e si serve per delle cose che gli altri non sono capaci di fare. Avevamo partito dalla località di Cana, per cui bisogna partire, bisogna fare lo sforzo, bisogna mettersi in viaggio. Fermiamoci qui, perché dovrei essere l'odio e le 8.